La creazione culturale Pietro Mascagni vi dà il benvenuto alla nona edizione della manifestazione Note di Natale, concerto di beneficenza. Abbiamo pensato anche questa sera, grazie alla bellezza della musica, di donare un sorriso di quanti ne hanno bisogno. Alla già importante formazione di fiati di questa sera daranno ulteriore valore loro alla presenza dei cori Sant'Ignazio di Loyola e coro Santa Joseph, due cori bayeresi. L'associazione Pietro Mascagni e i cori vi offriranno un ricco programma caratterizzato dall'esecuzione di brani tratti dal repertorio di musica sacra e dal repertorio lirico. Tutto questo sarà particolarmente arricchito da due splendide voci del panorama lirico palermitano. Ci delizieremo infatti con le voci del bravissimo tenore Domenico Ghebbi e della bravissima, oltre che splendida, Lia Battaglia soprano. Ai maestri Giovanni Bondini e Mauro Visconti il compito delle direzioni dei fiati e dei cori. Questa sera, grazie all'amichevole disponibilità di padre Giovanni Lamedola, parroco di questa comunità, festeggeremo la nascita di Gesù con la musica, il modo migliore per condividere tutti insieme la festa più significativa dell'anno. Dicevo all'inizio di voler stare stasera insieme a voi per donare un sorriso, infatti, tutto il ricavato delle vostre offerte libere verrà interamente devoluto al CAV, ovvero Centro di Aiuto alla Vita, realtà presente nel territorio bayerese, che quest'anno festeggia il 20° anniversario dalla sua costituzione. A fine concerto troverete dei volontari CAV all'ingresso della chiesa con dei cestini dove liberamente potete lasciare i vostri doni. Ma come nei migliori spettacoli, questa sera non sarò solo a condurre questa serata, ma sarò affiancato dalla bellissima, bravissima Antonella Di Leonardo, che accolgo con un vostro applauso. A questo punto vorrei parlare proprio del CAV e do la parola alla signora, la dottoressa Maria Concetta Dominici, che ci illustrerà quello che è la realtà CAV nel territorio bagherese. Maria Concetta Dominici. Buonasera a tutti. In qualità di responsabile del Centro Aiuto alla Vita vi presento il nostro centro. Il Centro Aiuto alla Vita, in sigla CAV, è un'associazione di volontariato all'insegna della cultura e dell'aiuto, dell'impegno culturale e della testimonianza, all'insegna della gratuità e della solidarietà, caratteristiche tipiche dell'associazionismo. Il nostro centro di aiuto alla vita, che è presso le suole del Palazzo Butera, è inserito nella rete dei centri aiuto alla vita e dei movimenti della vita, sia della Federvita Sicilia che del Movimento per la Vita Italiano Nazionale. Il primo centro di aiuto alla vita nasce a Firenze nel 1975. Invece il nostro centro aiuto alla vita a Bagheria nasce nel 1997 ad opera di alcuni volontari in seguito al ritrovamento di una bambina il 27 settembre del 1996, quando venne lasciata davanti all'uscio della Caritas nel lato di Palazzo Butera, sede delle Figlie della Carità. La bambina era dentro un sacchetto di plastica, vicino a tanti altri, pieni di abiti dismessi. Questo evento costituisce il punto di partenza, l'input iniziale per riflettere su problemi tanto gravi e così importanti che gravano attorno a noi e su di noi, ma che purtroppo, per comodità, talvolta li rendiamo invisibili. Vorrei lasciarvi con il nostro slogan, semplicissimo, ma che ci fa pensare. Le difficoltà della vita non si superano sopprimendo l'avito, ma superando insieme le difficoltà. Pertanto vi chiedo, aiutateci ad accogliere la vita. Grazie Maria Concetta, grazie a tutto il CAV e grazie a tutte le persone che in un modo o in un altro si prendono la briga di aiutare chi ha bisogno. E se possiamo farlo anche stasera noi, penso che sia la maniera più splendida di dirci buon Natale.
Bene, ma andiamo avanti con quello che sarà il programma di questa serata e diamo uno sguardo sulle realtà culturali artistiche di questa sera. L'Associazione Culturale Musicale Pietro Mascagni di Asta si costituisce nell'ottobre 2008 con lo scopo di promuovere l'attività bandistica che ha sempre caratterizzato momenti di unione sociale, momenti religiosi, commemorativi e civili. Dalla data di fondazione, la banda Pietro Mascagni vanta numerose esperienze concertistiche, partecipazioni a raduni regionali, concorsi bandistici nazionali e gemellaggi. Si è infatti gemellata con la banda musicale di Casperia, paese del Lazio, che con Aspra ha condiviso il nome ex Aspra Sabina, fino al 1946. Altro evento per l'associazione, il più importante, è stata la partecipazione all'udienza generale del 27 agosto 2014 in Piazza San Pietro, dove l'associazione ha avuto l'onore di omaggiare la sua santità Papa Francesco eseguendo brani del repertorio bandistico, regalando alla Chiesa l'orgoglio di una realtà bella, forte e consolidata, animata sempre e solo dalla voglia di fare musica. Adesso Antonella, l'onore di presentare i due cori di questa sera. Il coro Santo Iosef si costituisce a Bagheria nel 1994 per iniziativa di Monsignor Gino Rodalbo, il maestro Mauro Visconti e di un gruppo di appassionati del canto, con il preciso intento di svolgere un servizio di promozione religiosa attraverso la diffusione della musica sacra. Il gruppo polifonico dell'Anima, dalla sua formazione, ha ottenuto centinaia di concerti, riscuotendo da sempre consensi del pubblico e della critica. Fedele al suo primario intento, ha animato svariate liturgie eucaristiche, alcune delle quali presiedute da pontefici come San Giovanni Paolo II Papa e dal pontefice emerito Benedetto XVI. Il coro Santo Ignazio di Loyola, di formazione molto più recente, si costituisce infatti nel febbraio 2011. Nonostante la sua giovane vita, vanta già dalla realizzazione di molti eventi concertistici, anche questi stellati di successo e consensi da parte del pubblico e della critica. Anche questo gruppo nel canto sacro e liturgico trova dimensione d'essere. Ha infatti partecipato come coro guida a svariate liturgie eucaristiche a carattere diocesano. Le due formazioni sono da sempre preparate e dirette dal maestro Mauro Visconti. E penso che sia per caso che Antonella ci dia qualche accenno circa le carriere dei due maestri Giovanni Bondir e Mauro Visconti. Direttore insostituibile guida artistica dell'associazione Pietro Mascagni è il maestro Giovanni Bondir, che con grande professionalità e dedizione determina la crescita musicale del gruppo. Nei due concorsi nazionali in cui ha partecipato l'associazione, il maestro si è aggiudicato il premio come miglior direttore nel 2011 e nel 2013 la bacchetta d'oro. Il 12 ottobre scorso a Montecitorio gli viene conferito dal Parlamento della Legalità Internazionale il premio culturale Note per la Legalità. Il coro invece è diretto dal maestro Mauro Visconti, docente presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. Ricopre attualmente la carica di maestro di cappella della Chiesa Cattedrale di Palermo. Con un curriculum accademico, oltre che artistico, di elevato spessore, dal 2013 è docente di grammatica della musica nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo. Bene, adesso è giunto il momento di dare spazio alla musica. Accogliamo con un applauso la banda Pietro Mascagni. Caratterizzata da una vivacità ritmica e da una natura veloce.
dedicata al sultano turco, a voi, la marcia per il sultano. La banda Pietro Mascagni dirige il maestro Giovanni Condì. Buona serata. Con un'introduzione lenta a cui segue l'allegro in forma sonata, si
si distingue per l'incisività del ritmo che informa il celeberrimo primo tema, a cui si contrappone il secondo di carattere lirico. A voi il barbiere di Siviglia. Thank you.
Nella sua vasta produzione ha utilizzato, oltre alla sua prima originale, una decina di pseudonimi legati alle case editrici e soprattutto di variegati generi musicali. Questa sera ascolterete uno dei suoi brani più famosi, concepito per eufonio e banda. In questo brano avremo uno strumento solista, suonato da Giuseppe Paristrelli. Prima di dare il titolo, voglio chiamare Giuseppe Paristrelli, il quale che deve dirci qualche cosa. Questo signore si metteva accanto a me
e mi canticchiava tutto quello che andavo suonando e mi raccontava tutta la storia che c'è dietro l'opera, no? Scusate l'emozione. E quindi voglio dedicare questo pezzo, anzi vogliamo dedicare questo pezzo a tutti questi cari amici che ci guardano adesso da sotto. Grazie. Di Europa Ares Memory. Thank you.
Dal maestro Nunzio Ortolano, compositore e direttore d'orchestra siciliano, ascolterete adesso un brano originale concepito per sax alto e banda. A voi, noi, anche questo brano avremo un solista, un applauso per Davide Conigliaro. Thank you.
programma di questa serata. Tra le coppie di maggiore successo di Joseph Strauss, stasera la Fanny seguirà Führerfest Polka, che risalta immediatamente per la sua grande musicalità, originalità e capacità di distribuire allegria, caratteristica tipica di tutti i componenti della famiglia Strauss. A voi, Führerfest Polka. Vedete anche il maestro, porta la bacchettina e preso gli strumentini. Thank you.
Bene, fino ad ora abbiamo dato fiato ai fiati e agli strumenti, è arrivato il momento di dare fiato alle voci. Accogliamo il coro Santa Iosef e il coro Santo Ignazio di Loyola. Bene, mentre il coro si sistema, il coro degli schiavi ebrei è uno dei cori più noti della storia dell'opera, collocata nella terza parte del Nabucco di Giuseppe Verdi, dove viene contato, cantato dagli ebrei prigionieri in Babilonia. Nella breve introduzione orchestrale, le sonorità iniziali, sommesse e misteriose, si alternano all'improvvisa violenza degli archi, che sembrano voler evocare quei luoghi cari e lontani di cui parlano i versi. Signori, a voi tratto dal Nabucco, coro è pronto, il maestro Giovanni Bondini, dice il coro il maestro Mauro Visconti.
Nel piccolo paese siciliano, in cui la vicenda di cavalleria toscana è ambientata, iniziano le celebrazioni pasquali. Comincia così il grande inno corale dei fedeli, inneggiamo il Signor non è morto. Santuzza prende questo inno e lo fa proprio. Lo guida con la sua voce, mescolando la fede religiosa e l'amore laico, in un sentimento tragico che pervade tutta l'opera. A voi inneggiamo il Signore, alla voce accogliamo con un grande applauso l'inno alla battaglia. Thank you.
continuiamo con uno dei brani più ascoltati e conosciuti nel mondo, divenuto cavallo di battaglia per i maggiori esponenti della musica lirica italiana e non solo, personaggi come Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, tratta da Turandot di Giacomo Puccini, Nessun dono, voce solista, la splendida voce di Domenico Ghetti, tenore. Thank you.
cosiddetta trilogia popolare. La trama è intricatissima, si sviluppa parte in Biscaglia e parte in Aragona, all'inizio del XV secolo. Sui monti della Biscaglia, in un accampamento di zingari, Azucena, protagonista dell'opera, racconta che molti anni prima vide morire sul rogo la madre, accusata di stregoneria dal vecchio conte di Luna. Al rumore dei martelli sulle incudini risuona il coro dei gitani. Buon ascolto! Thank you.
è arrivato il momento del brindisi della Traviata, tratto dall'omonima opera di Giuseppe Verdi. Con Domenico Gheghi alla voce tenore e Elia Battaglia alla voce soprano, a voi il brindisi della Traviata. Grazie.
Allora, non ci sono parole per ringraziarvi, io già sono stata, qualcuno mi ha detto che sono stata troppo lunga all'inizio, però mi sembrava giusto dirvi cosa facciamo, da quanto tempo siamo qua e cosa potremmo fare ancora di più, perché il nostro progetto è quello, forse qualcuno lo sa, di andare sempre avanti e chissà di creare una casa, famiglia per ragazze di Bagheria e dintorni. È un grosso progetto, questo ci penseremo e soprattutto secondo me lo realizzeremo grazie all'aiuto di tutti voi. Non sarà certo un progetto immediato, ma lo faremo, spero, il buon Dio ci assista come fino ad ora ha fatto. Io come responsabile centro aiuto alla vita, ovviamente, io delle socie sparse un po', qualcuno mi attende fuori, volevo ringraziare l'Associazione Culturale e Musicale Pietro Mascagni, in particolare il direttore Giovanni Mondi che è qui, questo è per lei, grazie, è solo un pensiero, grazie mille, grazie. Mauro Visconti, per me è un piacere, un onore, perché canto nel coro Santa Josef, ovviamente ringrazio anche i coristi del coro, Sant'Ignazio di Loyola, grazie mille. Uguale, precisa, questo è un riconoscimento, un piccolo pensiero per tutti voi, grazie. No. E poi un pensiero per a questo punto chiamerei Lia Battaglia e Domenico Dieci, per favore. Anche per voi non ho parole, grazie. Dentro all'interno c'è il nostro distintivo, che per noi è un onore e noi lo diamo a voi con tanti auguri, grazie. Ricordo ancora una volta che a fine troverete fuori del volontario del CAP per ricevere i vostri doni. Ma prima di andare a quella che è la conclusione, passo la parola ad Antonella per i ringraziamenti. Seguiamo con i ringraziamenti. Ringraziamo padre Giovanni Lamendola per la preziosa collaborazione e per la presenza. Ovviamente un caloroso applauso per il sovrano Lia Battaglia e per il senatore Domenico Vecchi. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, alla direzione artistica, il maestro Giovanni Bondi. Regalato, speriamo, delle note, delle voci,
dei fiori nei gesti. Vogliamo stasera regalare a voi delle stelle da portare a casa e appendere i nostri cuori perché si possano riempire ancora una volta di gesti belli come questi, fatte da questa meravigliosa armonia, sinfonia di voci, strumenti, direttori e soprattutto voi. Grazie, auguri, buon Natale, buon anno. Bene, auguri a tutti, buona serata ancora, la tonella il compito di annunciare l'ultimo brano. Concludiamo quindi adesso in questo momento. Concludiamo adesso con l'immancabile marcia di Raleschi. È venuta consuetudine da parte del pubblico a partecipare battendo le mani al tempo di musica. Solo al cenno del maestro. Buon ascolto.